Finalmente siamo tornati in Sardegna, abbiamo appena fatto la spesa perché a casa non c'è praticamente... Finalmente siamo tornati a Milano, abbiamo appena fatto la spesa perché a casa non c'è assolutamente niente e ora cerchiamo un po' di organizzarci la giornata, quindi facciamo un po' di cose che abbiamo arretrate come qualche appunto pulire la casa e poi vediamo un po' se uscire con qualche nostro amico. Vorremmo andare al cinema a vedere il nuovo film di con Samuele Segreto si chiama, come protagonista, ossia il ballerino di Amici. Madonna, ho appena finito di pulire il filtro della aspirapolvere, non vi dico, 2 ore, stavo per morire. Allora, mentre in Sardegna ho finito gli appunti di radio del primo libro di 3, adesso devo iniziare, oh, il mio pangoccio, adesso devo iniziare sistemi informativi e trend digitali, ossia tutte le composizioni del computer, software, hardware, eccetera, eccetera. Non è tantissimo interessante, però sto andando abbastanza bene. Il problema è che sono tipo a una materia su 4. Cioè io sono indietrissimo totalmente. Devo recuperare assolutamente in tutto questo mese, ma proprio velocementissimo. Anzi, nel mese di aprile, adesso marzo sta praticamente finendo, quindi devo fare il più velocemente possibile. Non so se si senta Federico che canta, però mi sono appena fatto la doccia e adesso mi asciugo e vado a preparare il pranzo. Ho intenzione di preparare una pasta con la bottarga, dato che dalla Sardegna abbiamo portato un bel po' di cose, tra cui la bottarga. E niente, siccome ci piace tantissimo, ho deciso di prepararla, anche perché non abbiamo assolutamente niente. Come vi ho detto prima, abbiamo fatto la spesa online, quindi ce la porteranno direttamente qui dentro casa. E niente, dopo vi farò vedere. Allora iniziamo mettendo un bel po' di olio nella padella, deve essere abbastanza perché poi sarà praticamente il condimento della nostra pasta. E ci aggiungiamo anche un po' di aglio, uno spicchietto di aglio, e poi alla fine ci dobbiamo aggiungere un po' di prezzemolo per dare un po' di sapore in più. Ne mettiamo abbondante. Ok, stavo scherzando, questa è la condizione dell'aglio perché penso di averlo tenuto un po' troppo e niente, quindi non lo metteremo, ma ho del prezzemolo mischiato dell'aglio, quindi top. Bene, posso buttare la pasta. Ho deciso di metterlo gli spaghetti perché con la bottarga secondo me ci stanno veramente da Dio e io utilizzo questa, di solito utilizzo proprio il trancio, lo grattugio io, solo che questa volta abbiamo questo, quindi andiamo per questa. Quante volte ho detto questo, questa, questo? Trasferisco la mia pasta qua con anche un bel po' di acqua di cottura e ci metto la bottarga così da poter amalgamare tutto. Ecco qua, ne metto un bel po' perché deve prendere comunque sapore. Quasi a fine cottura ci aggiungiamo anche un po' di prezzemolo. Io ho questo qua che ho congelato. Guardate che bella. Non so se in molti conoscono la bottarga, perché ogni volta che la nomino alle mie amiche non la conoscono. Però, cioè, da noi in Sardegna è una cosa super famosa e anche in altre regioni, quindi... Però guardate quanto è cremosa. Bella. Guardate che figa la nuova tovaglia. Adoro, mi piace un sacco. Mi piacciono di meno i miei capelli in questo momento. Vabbè, guardate la bellezza, la bellezza. Ok, adesso mentre Federico sistema, io voglio ricontinuare un pochino a fare appunti perché sono un bel po' indietro, quindi mi porto un po' avanti, così dopo andiamo al cinema. Vediamo se qualcuno ci risponde. Gaia e Francesca, se state guardando questo video sappiate che non rispondete mai. No, anzi, Francesca risponde, Gaia no, è ritardataria, non risponde. Grazie mille, ciao, ciao. Questa signora stava parlando in inglese. Ok. Come avete visto è arrivata la signora e ci ha portato tutta la spesa. Abbiamo preso un pochino di carne, dei salumi, questo che cos'è? Prezzemolo, delle verdure, finocchi, carta forno, pane. Ok,
che è questo? Ah, pasta senza glutine, perché avremo degli ospiti intolleranti al glutine. E niente, ora farò il TikTok dove faccio lo svuota spesa. Ho appena registrato lo svuota spesa, infatti lì abbiamo la luce e tutto quanto, e adesso metto a posto e poi mi preparo. Ok, oltre alla roba stesa, questo è l'outfit che ho ideato per uscire, ossia la cosa più comoda che ho. Queste scarpe non mi piacciono come stanno con questi pantaloni per niente, però sono le scarpe più comode che ho, sono bellissime e comodissime. Però così in realtà non ci sta per niente. Bianco qui non c'è, questo è beige, quindi no, però vabbè. E questo è il suo. Oggi molto comodi per andare al cinema. Ieri eravamo in Sardegna col sole, 23 gradi. Ora non so cosa sia successo. Boh, io sconvolto. Cioè, io non ci voglio credere. Questa è Milano, questa è Milano. Siamo a Moscova e adesso ci incamminiamo verso il cinema. Tutu. Siamo molto curiosi di vedere questo film, vero? Cosa, che aspettative abbiamo? Abbastanza alte. Aspettative alte, sì. È il primo film di Beppe Fiorello, quindi comunque è la prima esperienza da regista, però lui come attore è bravo, sarà Speriamo bravo sia come bello, regista. Dai. Vedremo se Samu di Amici, oltre a saper ballare, sa anche recitare. Esatto. Di sì, perché vediamo. Dal trailer so. Sembra stato bravo, quindi adesso vediamo. Andiamo verso la sala President. Dove sta? No, non mi è chiaro. Esca, where are you going? L'abbiamo trovata. Noi usciti, no. Trovata, sala President. Ora attenderemo l'inizio del film, via. Siamo arrivati. Peccato che ci siano tutte persone di tipo 90 anni. Età media 95. E niente, meno male che abbiamo prenotato perché guardate, è strapiena. Così. Adesso passeggiatina a Gaio Lenti. Ma che bella è sta piazza, oh! Ma bella, ragazzi! Consiglio, veniteci. Pausetta Mac, perché mi sono dimenticato di tirare fuori la carne per cena, quindi pausetta. Noi totalmente Maron, buona cena. Nostra Milano, figa. Aspetta, abbassiamo. Ah, ecco, guarda un po' che bella. Ma guarda che bello. Noi, in attesa che passi il pullman. Così, da 14 minuti. Allora, appena tornati a casa. Recensione breve su questo film che abbiamo visto con Samu. Top. Non me l'aspettavo assolutamente, ma veramente un bel film, signor film. Consiglio di andare perché ne vale assolutamente la pena. Super approvato, la recitazione di Samu e anche degli altri attori era molto molto buona. Era sicuramente un bel film. Molto bella la fotografia, in particolare i paesaggi, però in generale tutte le inquadrature, le prospettive dalle quali le scene venivano mostrate erano veramente belle, non scontate poi, quindi proprio un piacere anche da un punto di vista estetico. Poi vabbè, la storia di per sé è molto bella. Molto bella. Che aggettivo di merda dire bella. Poi se non ti leggi la storia come ha fatto lui, io non ho c'è letto un la finale storia. Inaspettato. Io non ho letto la storia, io ho letto l'annuncio con cui veniva lanciato il film e si faceva riferimento a questo avvenimento storico successo in Sicilia. Cioè era proprio la prima frase, perché il film è ambientato in Sicilia e racconta una storia vera, e quindi niente, c'è un dettaglio di questa storia che è il succo, è che però quando ti presentano il film è scritto proprio subito. Però io non lo sapevo, non l'avevo letto, quindi è stato d'effetto. Samu è stato inaspettatamente bravo, perché comunque in Italia abbiamo la concezione
degli artisti come magari relegati all'unica cosa per cui li conosciamo. Cioè Samu magari è stato conosciuto dalla maggior parte perché appunto è un ballerino d'amici e quindi si pensa che sia solo ed esclusivamente un ballerino. In realtà si è misurato benissimo anche con la recitazione, c'erano delle scene bravissimo per niente facili, in cui magari non doveva neanche recitare una battuta, quindi sta tutto nella espressione facciale, nell'interpretazione, sì, nei movimenti, e lui è stato molto bravo comunque a... E noi, da bravi critici di cinema, perché abbiamo studiato cinema, abbiamo fatto un esame, siamo esperti, quindi possiamo dirvelo. Vabbè, però comunque queste cose ormai si, cioè, siamo in grado di notarle, effettivamente è stato bravo. E poi vabbè, gli altri erano attori professionisti, comunque è un film serio. Voto 9 su 10. Allora, il video è terminato e terminerà nel mio armadio. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se sì, lasciate un mi piace e un commento. Iscrivetevi al canale e fatemi sapere che altre tipologie di video vorreste. Io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.